Ciao a tutte e a tutti, nuovo video chiacchiericcio. Premetto una cosa, se vedete che guardo giù è perché con un altro telefono ho registrato un altro video. Ebbene sì, ho registrato un video chiacchiericcio e un altro lo sto registrando adesso, speriamo bene. Perché è l'ennesima volta che provo a registrare un altro video, sempre sull'iPhone 7. E non me lo esporta, non capisco il perché non me lo esporta, quindi sto guardando in giù per questo motivo. Seconda cosa, sto provando a registrare questo video chiacchiericcio nell'attesa che posso farne altri ancora di video. Poi un'altra cosa che devo dire, allora aspettate un attimo, un secondino solo, faccio tutto in diretta. Il filmato è stato esportato nella libreria delle foto. Nella libreria foto, ecco qua, ecco bene che sarà un video, vedete anche voi, ne siete testimoni anche voi. Ecco qua, sì, non si vedrà mai, però ve lo dico io. Ok, non capisco perché è così scuro, però vabbè. E adesso in diretta con voi lo carico e lo programmo se riesco, non è detto. Non so perché ho deciso di dire se riesco, comunque vabbè, non importa. Allora, dov'è che era? Ah, questo dovrebbe essere, sì. Scusate se faccio una voce moscia, ma se faccio una voce moscia, ma sto concentrata su quello che sto facendo. Ok, l'ho pubblicato, l'ho registrato, cioè scusate, lo sto caricando. Sono un po', come devo dire, distratta quello che sto facendo, ma vabbè, un video un po' sconclusionato, sto facendo comunque niente. Allora, oggi è un video chiacchiericcio dove vi parlo un po' di tutto e di più. Sì, dovrei ovviamente, come dire, chiudere la luce perché sono dentro le zanzare, ma le zanzare non entrano perché la finestra è chiusa, però boh, magari poi entrano dopo quando la vado a riaprire e non ho voglia, vabbè, e niente. Dunque, mi volevo truccare, ma anche oggi non va, boh, vabbè, mi truccherò lo stesso alla fine. Intanto ieri, maledetta, che non è altro, appunto una zanzara. Sì, perché vedete qui c'è una zanzara, sì, una zanzara, una puntura, e questa è proprio una zanzara, dovrebbe essere. Come ha fatto a pungermi là? Vorrei proprio saperlo, come ha fatto a pungermi là? Boh, io mi tolgo gli occhiali perché sì, veramente è una cosa inconcepibile. Le mie belle occhiaiette, yeah, non mi abbandonano mai, vabbè. No, non mi piaccio come sono così, vabbè, mi piaccio e non mi piaccio, non lo so neanche io, vabbè, né baffetti né peluria, però vabbè, quello è. Voi direte, come mai questo occhiaio così pronunciate? Non è che andavo a dormire poco, perché ho messo, io metto del collirio, no? E quel collirio mi macchia tutte le occhiaie, oddio, sembro un vampiro per non dire altro. Nulla. Adesso per riuscire tutta mi sa che mi metto un po' di questo qua, che sarebbe questa matita qui, per smascherare un po' l'effetto bruttino che ho in faccia. Prendo intanto il mio specchietto e cerco di non fare danni. Aspettate un secondo qui, sposto il tutto se riesco. E di darli con questo se riesco, che palle, vabbè. E nel frattempo mi acconcio le sopracciglia, se me lo fa fare sto specchietto. Nulla, cosa da raccontarvi? In questi giorni c'è un caldo impressionante, anzi no, adesso devo dire la verità, si sta bene. Però tante volte c'è caldo, sì. Fa caldissimo, come diceva sotto commenti Ivana Ruggero Quartuccio, c'è molto caldo, sì. Altro che.
Sappiate che io i vostri commenti li leggo tutti e mi fa molto piacere leggere i vostri commenti. Aspettate che l'inquadratura qui è storta, non so perché. Ora dovrebbe essere dritta l'inquadratura. Allora, dunque, un attimo solo e tolto. Allora, è riacconciata un pochettino, ma però non voglio dare una bella ripristinata qui perché non mi piace per niente. E mi trucco direttamente in diretta con voi, perché se ci vedete come si possa dire. Non lo so, io mi sto tartagliando, prendetemi così per come sono. Allora, siccome che questa faccia non mi posso vedere, perché mi sembra una faccia da, non mi dico cosa, una faccia da culo, perdonatemi la franchezza, ma è così. Sarà una faccia da culo realmente, ma almeno mi trucco un po'. Avrò una faccia da culo lo stesso, ma non me ne può fregare da meno. Mi ritrucco io adesso. Mi trucco con una palette. Se la trovo, un secondo solo, mi alzo. Dunque, eccomi qua. Allora, mi trucco con questa palette qui, se non mi cade per terra è troppo, di Opulence di Zoeva, ovvero questa qua, con il pack tutto floreale, vedete qua, eccolo qui. E vado ovviamente di cos'è questo? Con, vabbè, leggetelo voi, questo bluette qui, questo qui. E ovviamente vado a dare una bella picchiettata al coso, all'occhio. Oddio mio, quanto scrive tantissimo. Io non credevo che se picchiette, come si dire, se tu sbatti l'eccesso porti via del prodotto. Invece non si è, l'ho sentito via da un youtuber, no? Adesso non so, non mi ricordo il nome, ma se butti via l'eccesso è prodotto sprecato praticamente. Non so se è vero quello che adesso ho detto. Praticamente l'ho dato anche io sta cosa qui. Tanto per, no, non tanto per smorzare un po' dei soliti trucchi che faccio io.
Basta, questo era tutto. E se il video vi è piaciuto, appunto, mettete un bel like. Io mi riguardo di nuovo. Non è male, dai. A parte questa macchinina che non so cosa sia, però penso che siano le mie occhiaie maledette. Ciao. Sono già 20 minuti di video. Aiuto, se non di più. Io vi lascio. E se questo video, appunto, vi è piaciuto, sta a voi mettere like oppure dire potevi fare di meglio, e noi ci si vede al prossimo video. E siamo qui, appunto, per migliorare, o per che ne so, oltre a migliorare, a cercare di consigliarci, più che altro consigliarci e vedere un po' di più dove possiamo, appunto, ribadisco, migliorare e fare amicizia. Questa è l'amicizia. E c'è un'altra cosa, ma anche qui ci sono belle amicizie, dipende da quello che scegliete, scusate, che scegliete. E niente ragazzi, questo era tutto, io vi lascio e vi ringrazio, fatemi sapere qua sotto i commenti, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e seguitemi su Instagram, dove potrò e se riesco a essere più attiva su Instagram. Ciao, un bacio, tanto faccio una foto. Ok, ciao, facciamo delle fotine, ciao!